Solidarietà, volontariato e protagonismo civico metropolitano fanno rima con la parola partecipazione. Anzi, accordano le note di quella che è la prima e finora unica settimana milanese totalmente dedicata al mondo del non profit, ossia il terzo settore, e del volontariato che di fatto è la spina dorsale del terzo settore. Benvenuti alla seconda puntata di Road to Civil Week 2022. Eccoci qua, bentornati, perché oggi abbiamo un ospite molto importante. Abbiamo con noi Rossella Sacco, portavoce del forum del terzo settore, che insieme a CSV Milano, ovviamente a Corriere Buone Notizie, è il promotore di questa Civil Week 2022 che si svolgerà dal 5 all'8 maggio a Milano e città metropolitana. Grazie di essere qui con noi e benvenuto, Rossella. Grazie a voi per avermi invitato, grazie per avermi dato questa opportunità. Grazie a voi in realtà. Perché? Perché oggi noi ti abbiamo qui perché abbiamo una domanda che nasce spontanea. Non tanto perché è importante, non tanto a cosa serve, ma perché questa Civil Week è utile alla città, ma alla città intesa come insieme dei suoi cittadini. Quindi perché è utile anche per me, per te, per il tuo vicino di casa? Allora, sicuramente è come dire un movimento che nasce un po' dall'anima del terzo settore, che è un terzo settore che oggi ha anche cambiato un po' volto. L'abbiamo visto durante questo periodo della pandemia e abbiamo visto in campo le forze delle organizzazioni sociali, sia strutturate che non strutturate, che sono state capaci di mutuare la propria attività e rendersi prossimi alla cittadinanza ed essere vicini alla cittadinanza. Lo stiamo vedendo in questi giorni con purtroppo l'emergenza ucraina, quindi l'emergenza dettata dalla guerra, dalla capacità del cittadino e delle organizzazioni sempre strutturate e non strutturate di sentirsi coinvolti e di sentirsi prossimi per rispondere ai bisogni dei cittadini. Perché è importante per tutti, come dicevi tu, per me, per te, per tutti i cittadini che vogliono in qualche modo incontrarsi, rendersi disponibili, partecipare con noi, vivere dei momenti anche di convivialità e di socialità, perché è un modo come un altro per rinforzare quello che è l'anima del terzo settore, la partecipazione. Senza la partecipazione il terzo settore non agirebbe la sua funzione pubblica. Oggi siamo qua per dire quindi partecipate, venite a incontrare questo volto di questa nostra comunità che sta cambiando, che risponde al benessere sicuramente del singolo, risponde al benessere della collettività, risponde al benessere del territorio, perché oggi, come ho detto già prima, il terzo settore ha cambiato volto e questo volto è importante che ce lo riconosciamo e lo rendiamo visibile un po' a tutti. Chiarissimo, grazie Rossella. Oggi con noi abbiamo anche un altro amico, Paolo Iabichino, famoso pubblicitario milanese e art director, che ogni settimana ci racconta la sua Civil Week attraverso le note che la compongono. L'altra settimana ci ha raccontato questa sua nota do, che significa donare, e oggi andiamo a scoprire la nota di questa settimana. Ciao, la seconda nota è il re. Il re, oltre a essere una nota molto importante in qualsiasi spartito, è una nota guida anche se vogliamo reinterpretarla semanticamente all'interno di questo bizzarro vocabolario musicale che stiamo portando avanti. Il volontario è il re. Adesso so benissimo che per correttezza di genere c'è anche la regina, però concedetemi questa piccola licenza neutra. Il volontario, e specialmente in questo periodo ci stiamo rendendo conto di quanto il lavoro di queste persone sia veramente maestoso. Stiamo seguendo le notizie dall'Ucraina e vediamo una partecipazione straordinaria di persone che da tutta Europa stanno convergendo ai confini, no, di Polonia, per portare aiuto a queste persone. Essere re in questa narrazione vuol dire essere profondamente consapevoli del potere
si ha nel portare cambiamento e nell'impattare positivamente anche in momenti molto drammatici come questi, ma anche nelle continuità emergenziali che sempre di più le persone che fanno del volontariato sanno di poter portare nella vita delle persone. E bentornati con Rossella Sacco, a cui chiediamo, abbiamo parlato prima di benessere concreto che la Civil Week mostrerà, insomma il benessere che il terzo settore porta tutti i giorni, che la Civil Week celebra e regala alla cittadinanza dal 5 all'8 maggio 2022. Facci un po' qualche esempio di quello che troveremo alla Civil Week. Allora, gli esempi virtuosi ce ne sarebbero veramente tanti, peraltro una cosa che appunto mi piace sottolineare è che oggi tutto quello che noi in qualche modo mettiamo in evidenza è anche frutto di una coprogettazione e collaborazione con l'ente pubblico, per cui il terzo settore e l'ente pubblico svolgono questa funzione pubblica di prossimità ai cittadini. Faccio un esempio concreto che succederà nella zona appunto di Loreto, durante la Civil Week ci saranno questi giorni dedicati al Parco Trotter e ai 100 anni del Parco Trotter. E lì avverrà che una serie di organizzazioni si sono messe insieme per poter raccontare intanto la storia di questo parco e dell'utilità di questo parco alla città, di questo polmone verde che è stato pian piano, come dire, rimesso a posto, in ordine, c'è stata fatta una riqualificazione attraverso dei progetti di quelli che si chiamano rigenerazione urbana. Per cui dalla famosa piazza tattica, che mi rendo conto che forse nel linguaggio tecnico dice poco e niente, ma è rendere visibile uno spazio pubblico e anche colorato per poter farlo, come dire, rendere bello e anche praticarlo, piuttosto che anche tutti gli esempi di io li chiamo ridisegno, però non è proprio un ridisegno, perché attraverso ad esempio l'arte, la nuova arte di pittura e di painting, c'è tutto una sorta di mosaico e di anche pitture a cielo aperto da parte di organizzazioni che, per rendere fruibile, rendere bello, rendere praticabile, si mettono in gioco e si mettono in gioco con i cittadini, per cui ci sarà questo, ci saranno dei posti in cui si realizzerà degli spazi musicali, ci saranno dei posti in cui invece si ragionerà sui temi di come, che cosa vuol dire oggi la rigenerazione urbana dentro quel contesto, dentro quella comunità, chi coinvolge, come si può partecipare e che cosa si vuole portare, che cosa vuol dire al cittadino semplice che abita in via Padova la rigenerazione urbana. Vuol dire che forse nel tunnel boulevard dove ci sono questi magnifici disegni si possa in qualche modo far diventare il tunnel boulevard come la zona dell'Ortica, con questo anche, come dire, colorare la città, perché comunque colorare la città e rendere bello la città risponde al benessere, sì, e l'unica risposta no. Ce ne sono anche altre attività sportive che coinvolgono appunto dai bambini agli adulti, passeggiate lungo la Martesana, ci sono veramente diverse opzioni che vengono messe in gioco, e ho fatto solo l'esempio della zona del Loreto per non fare gli esempi di altre zone che comunque stanno veramente creando fermento intorno a queste, biciclettate, mostre, spettacoli teatrali, attività di socialità, attività di food anche, nel senso che comunque nel comunicarsi, comunicano, come dire, le differenti culture, nello scambiarsi anche le partecipazioni a diversi banchetti. Magari i banchetti saranno ben organizzati secondo le regole e le norme, sì, perché non si fa niente fuori norma, perché è giusto stare dentro le norme, soprattutto in questo momento di grande fatica rispetto anche alla pandemia che ancora, come dire, ci sta attraversando. Questo è la Civil Week che vi troverete, queste sono una delle espressioni che troverete, e comunque ne conoscerete sicuramente altre attraverso la partecipazione di alcuni progetti che saranno seduti qua con voi. Grazie mille Rossella, il tempo con te oggi purtroppo è finito, ma sicuramente ci rivedremo. Ti ringrazio. Volentieri. A nome di tutti, di Milano News, ma anche di tutta la cittadinanza di Milano, grazie, che proprio perché sappiamo il grande lavoro che stai facendo, e quindi rimaniamo connessi. Grazie mille. Perché adesso volevo dare la parola a Francesco Bizzini, ufficio stampa CSV Milano, che approfondisce quello che ha detto finora Rossella Sacco e ci ha regalato Rossella Sacco dal punto di vista ancora più stretto del volontariato, che prima abbiamo detto essere la spinta reale del terzo settore, e Milano lo sa bene, quindi ascoltiamo Francesco Bizzini.
Ciao Elena, ciao Milano News, mi trovo negli uffici del Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Milano, dove settimanalmente mi occupo come ufficio stampa di dare risalto e visibilità agli eventi delle no profit proprio sul territorio della Città Metropolitana di Milano. Incontro spesso in questa mia attività il cosiddetto volontariato informale. Cos'è il volontariato informale? Sono cittadine e cittadini che vogliono attivarsi, decidono di attivarsi per il proprio quartiere e per il proprio territorio, ma non rientrando nelle categorie classiche, diciamo, nelle organizzazioni classiche di volontariato, quindi non nelle associazioni, non nelle organizzazioni di volontariato, non negli enti di terzo settore, ma si attivano comunque. E queste due forme di volontariato, quello informale e quello classico, non sono in conflitto tra di loro, anzi, se queste due realtà giocano in squadra, l'effetto che portano sui quartieri, sui territori, cresce esponenzialmente. Ne avremo prova proprio in Civil Week 2022, dove in realtà di volontariato, diciamo, classico e quello di volontariato informale proprio hanno deciso di scendere in campo insieme. E questa è una cosa bella, perché entrambe hanno in comune una sola cosa, anzi più cose, ma una cosa centrale: il prendersi cura insieme di ciò che abbiamo in comune, cioè il bene comune. Ed eccoci di nuovo qui, questo è il momento di ringraziare, di ricordare a tutti quali sono i promotori e i partner della Civil Week 2022. I promotori ovviamente sono Corriere Buone Notizie e CSV Milano, insieme a Forum Terzo Settore Città di Milano, Forum Terzo Settore Adda Martesana, Forum Terzo Settore Alto Milanese. Abbiamo il patrocinio del Comune di Milano e il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano. C'è anche il contributo prezioso di Fondazione di Comunità Milano, di Fondazione Comunitaria Ticino Lona, di Fondazione Comunitaria Nord Milano e BCC Milano. Partner sono anche CESVIT e Forum Terzo Settore ovviamente, e poi abbiamo i partner tecnici Officine Buone, Share Radio e Milano All News. Anche noi siamo qui per accompagnarvi a questa lunga strada che ci porterà alla Civil Week 2022 del 5-8 maggio, oggi con altri ospiti. Saluto Alessio Gallotta di Insula.net, grazie e benvenuto, ed Elena Carattoni di Mi Faccio in Tre, grazie e benvenuta. Incominciamo un po' il nostro dialogo, facciamo i cavalieri? Partiamo. Assolutamente. Grazie, allora esiste ancora la cavalleria, che bello, che cosa portate voi di Mi Faccio in Tre alla Civil Week 2022? Buonasera a tutti e grazie innanzitutto. Allora noi... vorrei dire quasi che riportiamo e ripartiamo da dei laboratori esperienziali. Ci eravamo lasciati nel 2020, quando gentilmente proprio i cittadini e voi ci avevate votato e ci avevate assegnato il premio Milano Storytelling Awards, e ci eravamo ripromessi di fare dei laboratori di ricostruzione e di riparazione sociali, quindi aperti a tutti i cittadini. Purtroppo gli anni sappiamo cos'è successo e ci hanno fermato, e quindi adesso ci pare bellissimo poter ripartire. Questa volta coinvolgiamo altre associazioni, gruppi formali e informali. Saranno con noi Smonting, che è un'associazione che si dedica proprio all'insegnamento di come smontare un oggetto, capire cosa contiene questo involucro e come far diventare questo oggetto decostruito una miniera urbana. Avremo con noi... Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni componente viene valorizzato anche proprio per il materiale con cui è costruito, dopodiché o si fanno dei laboratori di riutilizzo creativo, quindi non so, piccoli gioielli, piccoli oggetti con questa componentistica, oppure si insegna a tutti, perché bambini principalmente, ma soprattutto anche agli adulti, come conferire correttamente ogni componente di oggetti quotidiani. Ci siamo alleati anche con Restarters e Conservami, che sono due bellissime realtà che insegnano a aggiustare e ricostruire invece gli oggetti. Quindi faremo due... Anche un significato un po' simbolico in questo momento storico. Assolutamente sì, perché comunque vabbè, è importante innanzitutto cercare di non sprecare,
di poter aggiustare, ma poi anche tanti oggetti magari fanno parte del nostro vissuto. Diciamo che questa attività, il comune valore che abbiamo trovato con queste realtà, partners nostre, è soprattutto legata alla relazione umana, quindi fare, ma fare insieme in modo giocoso, in modo costruttivo, anche se si decostruisce talvolta, e ci siamo trovati veramente a casa con questi amici, perché noi di MIFACEN 3 siamo una realtà che nasce come realtà informale, mutuata dalle social street, e quindi proprio la nostra filosofia è quella delle relazioni, e abbiamo visto sia durante la pandemia, sì, che anche adesso, quanto le relazioni umane facciano la differenza. Molto interessante infatti il fatto che alla Civil Week partecipano sia le realtà formali che le realtà più informali, quindi in teoria meno strutturate, se così possiamo dire, che in realtà invece portano valore. Quindi tutto questo fa parte del terzo settore o non profit. Grazie Elena. Alessio, chiedo anche a te la stessa cosa: che cosa farete come Insula.net alla Civil Week? Allora, noi siamo un'impresa sociale, che appunto anche noi siamo un ente del terzo settore, ci occupiamo di gestione immobiliare in maniera integrata, quindi tra gestione sociale e gli edifici. Ci occuperemo durante la Civil Week proprio di uno spazio, quindi di qualcosa che è all'interno di un edificio, nello specifico del laboratorio di quartiere Mazzini. Faremo, che è uno spazio di un presidio del territorio del comune, insieme all'associazione Abifare, faremo un'iniziativa di riqualificazione del mobilio interno supportata da un'attività laboratoriale. Quindi insieme agli abitanti ci occuperemo di ripristinare con questo laboratorio del repair, del riuso, tutti gli arredi all'interno del laboratorio di quartiere. Ovviamente noi siamo una parte di un'iniziativa più ampia che si svilupperà in tutto il quartiere di Corvetto. Corvetto è un quartiere molto attivo, c'è la rete Corvetto che conta più di 100 associazioni, di enti che si attivano quotidianamente, in particolare si attiveranno durante la Civil Week. Quindi un lavoro in rete costante. Costante, assolutamente. Penso che uno dei valori più importanti che abbiamo trovato nelle nostre attività in quel quartiere a Corvetto è proprio questo, cioè la capacità di mettersi in rete, di fare iniziative che siano sempre comuni e che puntino appunto a mettere a fattor comune quello che ogni associazione può dare. Infatti poi nella giornata del 7 la mattina in Piazzale Ferrara davanti al mercato ci sarà un'iniziativa che coinvolgerà tantissime associazioni, con workshop, spazi bambini, iniziative. Noi porteremo, oltre al laboratorio, anche uno sportello energia per trattare i temi della povertà energetica, che in questo momento sicuramente sono all'ordine del giorno. Abbiamo visto insomma qual è la situazione, il caro bollette, per dare un supporto, un sostegno alle famiglie su come fare, sempre nel solco ovviamente della riduzione dell'impatto ambientale. E in piazza invece si svolgeranno tutte queste attività con tantissimi della rete Corvetto. Ci sarà anche una passeggiata all'interno del quartiere, proprio alla scoperta di una delle attività, ecco, che nel quartiere vengono fatte molto spesso, tra l'altro a Corvetto, dal parco del Parco Sud fino a Piazza Ferrara, una camminata alla scoperta diciamo di tutto il quartiere. Bellissimo. Delle varie attività. Quindi un evento anche in questo caso molto partecipativo. Quindi in tema di partecipazione chiedo a tutti voi due: che cosa significa davvero per voi e per la vostra associazione essere protagonisti della città? Ma sicuramente abbiamo visto come le relazioni umane siano poi il collante e la rete di tutto, quindi partecipare in una città metropolitana grande come Milano, che ha comunque un potenziale umano altissimo, perché anche durante la pandemia abbiamo visto come spontaneamente sono nate realtà di mutuo aiuto. E quindi valorizzare questo attraverso anche piccoli interventi, come possiamo fare noi con i nostri laboratori o le nostre uscite o le attività che insomma abbiamo fatto anche in passato, è proprio secondo noi il fulcro di una comunità che trova il collante nel trovarsi, condividere esperienze, condividere momenti e crescere insieme, quindi sentirsi più uniti e più solidali, e questo secondo me in questo momento
è importantissimo. Fa la differenza. Assolutamente, assolutamente. Sono d'accordissimo, penso che proprio sia questo il valore che anche la Civil Week vuole in qualche modo sostenere, cioè quello di impegnarsi fondamentalmente, cioè di mettere quello che si ha nel proprio piccolo, con la propria associazione, con la propria organizzazione, ma anche con le imprese, che sono forse una delle parti che forse viene poco chiamata in causa, ma in realtà tutti dobbiamo essere chiamati a fare qualcosa. Penso che a Milano ci sia questo fortissimo spirito di impegno civico che deve essere coltivato, e che appunto magari durante la pandemia abbiamo trovato altri modi per dare sfogo a questa nostra solidarietà, a questo nostro attivismo. Penso che per dare qualcosa alla città bisogna impegnarsi per essa, quindi partire dal vicino di casa fino ad arrivare al quartiere, all'impegno che ognuno può mettere quotidianamente nelle varie attività, e sicuramente partecipare alle attività della Civil Week, quindi veniteci a trovare. Ecco, ma perché avete accolto con entusiasmo il fatto della Civil Week, insomma, di potervi partecipare? Che cosa vi aspettate, a parte ovviamente la visibilità? Chiaramente. Ma guarda, noi faremo anche un'iniziativa modesta come InsulaNet, perché diciamo siamo una realtà, appunto una cooperativa impresa sociale, ci sentiamo parte del terzo settore prima ancora che della compagine, diciamo, delle imprese della città, e penso, come dicevo, che l'impegno debba venire da tutti, da chi ha risorse, strumenti e possibilità di metterli in campo. Noi ci occupiamo di edifici, facciamo amministrazione condominiale, abbiamo tanta attenzione alle comunità anche nel nostro lavoro, e volevamo metterla in campo appunto anche nella Civil Week, soprattutto dando anche una sponda, un supporto con appunto nel nostro piccolo, con la nostra attività, al quartiere Corvetto, che comunque ci ha accolto positivamente, e su cui molto del nostro impegno va nelle nostre varie attività, al netto poi delle attività ovviamente imprenditoriali che si fanno. Penso che questo sia un valore che a Milano c'è in generale e che vada valorizzato anche all'interno della Civil Week. E a voi in particolare che cosa ha spinto a dire sì, andiamo, la facciamo? Ma perché la Civil Week per noi rappresenta una grande festa, una festa collettiva. Siamo curiosissime anche di vedere tutte le altre realtà, quindi noi infatti ci siamo ritagliati 2 giorni e gli altri gireremo come dei matti. E alle belle feste non si può non andare, non si può non partecipare portando una piccola torta o quello che si ha, e quindi per noi è solo questo momento di gioia, di condivisione con tutti gli altri, con tutte le altre realtà. Grazie mille, questa metafora te la ruberò per la prossima puntata, va bene. Basta che non siano palloncini di plastica che inquinano, no, le torte, va bene. Va benissimo, ok. Io vi ringrazio molto, ringrazio di nuovo Rossella Sacco e ringrazio anche voi, che spero continuate a seguirci qui su Milano News, ma soprattutto iniziate già a segnare sulla vostra agenda, sul vostro calendario, 5, 6, 7, 8 maggio, Civil Week 2022. Sarà davvero una bella festa a cui tutti siamo invitati a partecipare da protagonisti, e questo non capita sempre. Direi che almeno la nostra esperienza di Milano News e della lunga amicizia con CSV Milano abbiamo sperimentato che partecipare da protagonisti poi cambia davvero le cose. Ci vuole pazienza, è un po' faticoso, no, chiaramente così, non possiamo nasconderlo, però può cambiare davvero le cose, sempre con parola chiave relazione. Quindi se mi dai tutto il copyright, prossima volentieri, puntata la faccio tutta volentieri, così. Tutto grazie tuo. Ancora e grazie. A presto, grazie. Buona serata a tutti.